La fidanzata di Kenny Reeves era incinta di 8 mesi quando improvvisamente una scioccante notizia ha travolto entrambi in una spirale di sofferenza, angoscia e desolazione. My private life is a disaster. Kenny e Jennifer Syme si sono conosciuti nel 1998 nel bel mezzo di una festa. Tra i due vi era una chimica indiscutibile, tant'è che in poco tempo era già scoccata la scintilla. No, I think you will always be in love. All'epoca l'attore canadese si trovava sul set del film Matrix, mentre Jennifer lavorava come assistente personale del regista David Lynch. In questione di mesi, la coppia era già consolidata e aveva sorpreso l'intero mondo dello spettacolo con un'inaspettata notizia. La giovane Jennifer Syme era incinta della sua primogenita, che avrebbe preso il nome di Ava. I just kinda feel grateful. Whenever you start out in something, you have hopes and you have dreams. Ma quel che i due non immaginavano neanche lontanamente era che, di lì a poco, la lieta notizia si sarebbe trasformata nella peggiore delle delusioni, scatenando un triste e spiacevole epilogo. All'ottavo mese di gravidanza, la coppia aveva assistito ad un'ecografia che si era rivelata a dir poco catastrofica e, come presumibile, la terribile notizia aveva messo a dura prova la vita dell'attore. Sfortunatamente, il cuore della piccola Ava aveva smesso di battere. Yeah, that definitely changed my life. L'evento aveva scosso così forte i due fidanzati che avevano deciso di allontanarsi, malgrado fossero ancora perdutamente innamorati l'uno dell'altra. I mean, you can never know what your life is going to be. Un'immensa desolazione si era impossessata di Kenny, ma il peggio, purtroppo, l'ha dovuto subire la povera Jennifer, che dopo la perdita di sua figlia è stata risucchiata nel vortice della depressione, una condizione che le ha fatto conoscere l'alcol e le droghe, eccessi che alla fine le hanno spezzato la vita a soli 28 anni, quando dopo aver partecipato ad un party ed essersi messa al volante sotto gli effetti degli stupefacenti, ha trovato la morte scontrandosi con 3 auto parcheggiate. What do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. La notizia aveva conferito un ulteriore colpo al protagonista di John Wick, ritrovatosi ad affrontare in un lasso di tempo decisamente breve il dolore più atroce nella vita di qualsiasi essere umano. Disgraziatamente aveva perso una figlia e poi il suo grande amore. Este aspecto de la vida de Keanu Reeves es super discreto y reservado. Y él mismo ha señalado que la pena se lleva de una manera personal, discreta, y que la pena nunca se acaba. Pueden pasar los años, simplemente la pena cambia de forma. Ma senza ombra di dubbio, tutt'oggi, il suo più grande dolore è quello di non poter sapere come sarebbe stata la sua vita assieme a loro. Quando le persone che ami ti lasciano per sempre, ti ritrovi solo. Mi manca far parte delle loro vite, così come mi manca che siano loro a far parte della mia. Mi sono sempre chiesto come sarebbe stato il presente con Ava e Jennifer al mio fianco. Cosa avremmo fatto assieme? Mi mancano tutte le belle cose che purtroppo non succederanno mai. La verità è che Kenny Reeves non potrà mai dimenticare il suo primo amore. Extraordinary person. Extraordinary. Original. Great heart. Great mind. Great spirit. Malgrado le innumerevoli cadute, l'attore di fama internazionale è riuscito a rialzarsi cercando sempre di essere una persona migliore e dimostrando a tutti la sua enorme capacità di resilienza e l'importanza di non lasciarsi mai abbattere, perché quando meno ce lo aspettiamo, nella nostra esistenza farà finalmente capolino la tanto bramata felicità.